Allora, dicevamo che Juan Gioia l'abbiamo divisa in parole, come avete sentito, è musica. La musica la porta uno dei più grandi jazzisti italiani, forse il più bravo chitarrista jazz italiano, Fabio Zeppetella. Accompagnato al pianoforte da Fabio Parodi. Da ascoltare questa versione, perché poi ci sono tante chiavi di lettura dello stesso Pino Daniele, come è stato amato Pino Daniele dagli stessi musicisti, Io no? mentre si attacca Fabio, volevo chiedergli, Pino Daniele, tu sei un grande jazzista, ma Pino Daniele è tra i pochi cantautori italiani che il jazz ci hanno messo qua e là nelle loro canzoni. Assolutamente. Conosceva, era un grande appassionato, ma non solo del jazz, anche dell'R&B, Stevie Wonder, tutta la Motown. Lui viene anche da lì. Diciamo che il Napolitan Power era proprio quello, cioè l'arte di mettere insieme il La funk, il Black soul Music, e tutta la infatti black ne ero music, invitato sia da casa. della Stax che della Motown, che sono le due etichette che maggiormente hanno influito e influenzato tanti. Io sono curiosissimo di ascoltarli, quindi davvero iniziamo. Fabio Zeppetella e Fabio Parodi.
Questa la classe al servizio di Tino Camerone. Poi, vabbè, finalmente un'etichetta che si chiama GRP, che è Building, quando poi le contaminazioni con gli standard diventano musica accessibile davvero a tutti, quando si dice sdoganare un prodotto. Sì, no, l'ho voluta praticamente rendere più blues, più gospel, proprio per fare un omaggio al blues di Tino Camerone, al suo senso di blues forte che arriva, e che dichiarava anche nei suoi testi. Per cui ho voluto fare questa, dare un, insomma, un andazzo un po' più groovy al pezzo. Ci sei riuscito molto molto bene. Fabio Baroni e Fabio Capetella. Devono andare nell'altra sala a suonarlo, eh sì, perché ci sono due sale contestuali che stanno lavorando qui per appena.